No more blues. Gotta get that mood indigo. Since my baby said goodbye. In the evening when lights are low. Pubblicizzare e coinvolgere il territorio. Promosso dall'Onyx Jazz Club di Matera, il festival Jazziamoci si apre al territorio e per l'edizione 2014 ha scelto quale prima tappa il comune di Melfi, uno dei comuni dell'entroterra lucano che ha coinvolto con eventi culturali la propria comunità e soprattutto si è mostrato al fianco di una sfida importante, quella di Matera, quale capitale europea della cultura per il 2019. Sindaco Balvano, Jazziamoci diventa itinerante per l'edizione 2014, le sonorità jazz appunto coinvolgono Melfi per la candidatura a coinvolgimento regionale di Matera quale capitale europea della cultura 2019. Ce l'auguriamo, facciamo gli auguri a Matera, abbiamo aderito l'anno scorso con gioia. Immaginare Matera come capitale della cultura nel 2019 è una grande opportunità per la Basilicata. E non potevamo non sentirci, abbiamo aderito l'anno scorso sottoscrivendo la promozione di questa candidatura, non potevamo non partire questa sera con il primo evento, un evento musicale, e ci attendiamo sarà di grande qualità, aderendo al circuito appunto Jazziamoci, che proprio per sostenere, per sentirci vicini, per essere con Matera 2019. Perché insomma stare insieme, fare degli eventi, aderire a questo circuito è sicuramente una grande opportunità, è un momento di intrattenimento anche per la nostra città. È l'inizio del cartellone estivo per Melfi e il contributo dato con Jazziamoci è sicuramente importante. Molto importante, battezziamo il nostro cartellone che è molto ricco, dentro il nostro cartellone estivo ci saranno 34 eventi in 50 giorni, quindi quasi tutti i giorni avremo un evento e avremo 6 eventi legati a Matera 2019. È un nostro contributo, anche un auspicio, un modo per portare fortuna, ma anche per cogliere un'opportunità che deriva dallo stare insieme, dal ragionare insieme e vedere la Basilicata come una grande comunità. Veniamo a questo evento, la sede scelta è quella di Largo Laviano, ci troviamo nei pressi del centro, alle nostre spalle la suggestione del campanile della cattedrale, insomma Melfi è pronta per iniziare a vivere l'estate attraverso queste sonorità jazz, un bel momento. Sì, il centro storico della nostra città si presta sicuramente ad accogliere eventi musicali di questo spessore, di grande qualità, una grande artista, Irene Robbins, statunitense, penso che sarà una serata molto lieta. In questo scorcio è un esperimento che noi facciamo, abbiamo provato a coinvolgere le associazioni, gli operatori, ci sarà anche un servizio di catering per valorizzare quest'angolo come ce ne sono molti nella nostra città che meritano di essere vissuti. Someday we'll meet and I dry all my tears and whisper sweet little things. Vincenzo Fundone, assessore alle politiche sociali del comune di Melfi, una bellissima serata, la prima tappa del Jazziamoci arriva anche a Melfi, nel segno anche di una candidatura importante, quella a sostegno di Matera 2019. Sì, noi abbiamo voluto allearci con la città di Matera per contribuire a farla diventare capitale della cultura nel 2019. Perché crediamo che Matera non sia solo Matera, ma sia l'intera Basilicata e quindi noi vorremmo collaborare alla riuscita di questa operazione. E difatti il territorio vuole contribuire Melfi, ha sposato subito questa candidatura e gli eventi culturali, musicali sono un viatico importante. Sì, gli eventi sono di buon livello, speriamo che siano di buon livello e che spero che la gente della Basilicata che venga a trovarci, che ci viene a trovare, si possa divertire.
Robbins, benvenuta a Melfi. Per la prima volta in provincia di Potenza, conosce molto bene Matera, vicino Matera, prima volta qui a Melfi, giusto? Yes, it's the first time, the prima volta qui, sì sì. È bellissima, cioè la gente è veramente splendida. Io spero di toccare le persone con le parole e toccare le persone con la musica, perché è tutta una vibrazione la nostra musica e abbiamo la voglia di comunicare con le persone intorno. Il jazz è improvvisazione, come possiamo leggere il suo repertorio? E noi abbiamo presentato musica blues, questa si chiama Laughing with the Blues, è musica jazz e blues, però blues fatto in un modo da ridere, non blues fatto triste. Cerchiamo di presentare musica allegra, anche di spessore. Non sarà sola sul palco, c'è un compagno per cercare di coinvolgere Melfi. Nico Catacchio, il nostro bassista, controbassista, è un amico e collaboratore già da qualche anno. Quali saranno i pezzi per capire, per addentrarci in quella che sarà questa serata? Abbiamo pezzi di Gershwin, abbiamo pezzi di Ellington, abbiamo pezzi di anche T-Bone Walker, anche un Stormy Monday, un blues tradizionale. E anche un blues molto moderno come The Monk, Straight No Chaser. Ha imparato, insomma, ha scelto questa carriera in tenera età, era adolescente, ha viaggiato tantissimo tra America, Europa, Italia. A che punto è l'Italia dal punto di vista musicale? Riesce a recepire fino in fondo o comunque un po' ferma? Risente un po' della crisi, se vogliamo? Risente della crisi a livello di concerti, concertistiche, anche tanti amici. Io sono abbastanza mi sento fortunata che faccio diversi concerti, però è vero che c'è crisi, però non a livello musicale, non a livello di persone che sono veramente in grado di suonare bravissimi musicisti di jazz in Italia. L'energia è quella giusta, anche qui in Basilicata? Energia c'è molto e c'è veramente una grande, splendida persona, splendida ambiente e un'ospitalità veramente incredibile. Sono molto contenta di essere qui. C'è un aspetto molto bello della sua carriera, quello della musicoterapia. Spieghiamo cos'è e in cosa consiste, appunto. La musicoterapia, perché io vedo la musica come una illuminazione, vedo la musica come una vibrazione che parte da me, da tutti quelli che producono la musica e vanno a toccare le persone e anche cambiare, volendo, le cellule del nostro corpo e delle altre persone. Cambiamoci usando la musica, cambiamo proprio chi siamo fisicamente, non solo emotivamente e psicologicamente. Beh, un bel messaggio, lei conosce molto meglio Matera, visiterà ancora una volta Matera con una esibizione, ha saputo anche di una candidatura importante, Matera è candidata quale capitale europea della cultura per il 2019, potrebbe farcela secondo lei? Secondo me sì, perché ci sono delle persone, per esempio Luigi Esposito e altre persone che lavorano veramente per promuovere musica nella zona e far conoscere la Basilicata. Dunque belle sensazioni, belle energie anche per questa candidatura? Direi proprio di sì, sono molto contenta per loro, sì. Grazie. Grazie a te, piacere. Who's as blues as can be when I get that mood indigo? I could lay me down and cry. You that feeling goes out.
contributo nell'ambito delle eccellenze che Melfi, la comunità federiciana, può dare, può offrire a Matera 2019? Ma essere contenitore di eventi, essere contenitore culturale in rete con Matera, laddove noi speriamo, ci auspichiamo, insomma, tifiamo perché possa accadere questo grande evento. Quindi Melfi è una localizzazione, un set per eventi culturali che nel 2019 spero possano avere la Basilicata come teatro e i migliori siti della Basilicata come teatro per, appunto per la cultura e come luogo appunto su cui ci sarà, che sarà un palcoscenico di rilevanza internazionale. Melfi ha le caratteristiche per partecipare. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to find something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold.